5 ambulanti presenti su 18 aventi diritto, file e misure rispettate, la voglia di ripartire che rimandate i prossimi giorni, commercianti a posto fisso che alzano la voce, il debutto del nuovo mercato in piazza Garibaldi è tra luci ed ombre e non lascia soddisfatti tutti gli operatori, è stato un esordio in sordina, fa capire che la ripartenza è tutta in salita. La scarsa presenza degli ambulanti nella giornata di oggi è probabilmente dovuta alla difficoltà di reperire la merce, visto che il mercato settimanale si tiene da secoli a Sulmona nei giorni di mercoledì e sabato, come ha fatto notare la Confesercenti. Domani quindi il numero dei posteggi potrebbe salire. Il mercato è limitato alla vendita di prodotti agroalimentari, gli esercenti a rotazione occuperanno gli spazi esclusivamente nel plateatico di Piazza Garibaldi nelle mattine di martedì, mercoledì, venerdì e sabato. L'area è perimetrata tramite nastro segnaletico bianco e rosso e comprende una zona d'ingresso, lato scale acquedotto e una di uscita, lato chiesa di San Filippo. Sono posizionati box che ospitano i prodotti agricoli nella zona dove si trova l'uscita del parcheggio di Santa Chiara, quattro box al centro della piazza, mentre quelli per i generi alimentari sono dislocati sul lato farmacia. Sono presenti gli uomini della polizia locale e della protezione civile locale per agevolare i cittadini. Se il rispetto di misure, distanze e protocolli è avvenuto nella piena regolarità, malumori e suggerimenti arrivano da alcuni ambulanti presenti dai commercianti dell'associazione Piazza Garibaldi. Pensavo peggio, Ah. perché essendo il primo giorno la gente non lo sa, il mercato è domani, mercoledì, oggi è martedì, però dai, tutto sommato Certo. è andato abbastanza Beh, ci dicono che il martedì si fa difficoltà anche a reperire la merce, no? Per chi è bene. No, noi abituato. siamo Produttori, produttori, quindi per me il certo. problema non c'è, che io sono coltivo io, quindi raccolgo il giorno prima e porto. Per me questo problema non esiste. Dopo, per gli altri che si vanno a rifornire, i commercianti, non lo so. Capito? Per me non esiste problema, io ho l'azienda mia, Eh beh, quindi. certo, lei giustamente produce. No, no, dai, che è abbastanza peggio. Pensavo peggio. Speriamo in tempi migliori, sicuramente. Esatto, Questo in è tempi un po'. migliori Però dai, si ci deve riprenderà come una stare volta. la speranza che tutto va Non è buona la prima. No, no, mi Che dispiace, cosa si no. dovrebbe migliorare, secondo lei? No, allora, siccome la piazza è bella grande, forse ci saremmo stati tutti quanti benissimo. Ne siamo 38, quando ne siamo? 38. 38, stavamo benissimo tutti quanti. Quindi con fare mercoledì e sabato con 38, Sì, questa sarebbe stata la sua. il mercato, questo è un mercato storico, tutti lo sanno che mercoledì e sabato c'è il mercato. Io penso che la gente sarebbe uscita di più, però non fa niente, come prima volta ci accontentiamo la. A noi ci danneggia come al solito. 4 giorni a settimana non capisco perché devono chiudere la piazza. Altro adesso io vorremmo parlare come associazione Piazza Garibaldi, vorremmo essere informati prima di queste decisioni. Io ho 4-5 dipendenti che prendono lo stipendio. Non so che fine faranno se continuano a fare queste politiche. Suggerite questa modifica, di utilizzare, diciamo, la parte esterna al plateatico per la Certo, sosta. fino a che saranno 6 o 7 banchi. È ovvio che se aumenta il numero dei banchi, insomma, avete visto, la piazza è praticamente vuota, quindi c'è la possibilità di mettere altri banchi. Insomma, bisogna organizzarsi un po' meglio. A rilanciare l'appello è la consigliera comunale Elisabetta Bianchi, secondo la quale l'evidenza porta a ritenere quanto mai necessario riaprire immediatamente la circolazione veicolare sull'anello di Piazza Garibaldi, consentendo provvisoriamente la sosta con sospensione del parcheggio a pagamento nei giorni in cui il mercato limitato ai beni alimentari è stato consentito, a meno che con l'indirizzo politico-amministrativo dato non si desideri approfittare dell'emergenza Covid-19 per soffocare il centro storico e negozi di prossimità. Non è dello stesso avviso il vice sindaco Marina Bianco, che afferma: gli ambulanti hanno apprezzato i mercatori Sulmona, sostenendo che si è più disciplinato e corretto. Voglio ricordare che questa è una fase sperimentale e temporanea e sicuramente sarà migliorata andando incontro alle esigenze di tutti. Il mercato di un tempo ormai bisogna scordarselo, anche se per ridare vigore a un settore in difficoltà i percorsi e le soluzioni da individuare sono tutte in divenire. Ma che ne dite di questa nuova disposizione? Va bene. Speriamo bene. No, ma è esageratamente. Esagerato. No, perché ci sta quattro bancarelle, entra una persona alla volta.